Ciao ragazze e perché no ragazzi, oggi siamo qui per presentarvi il nostro nuovo Mantoux Fashion Tip. Il trend di quest'estate si ispira agli anni 20 e a luoghi lontani, luoghi esotici. Per questo motivo vogliamo insegnarvi a fare in modo facile e veloce un turbante. I materiali che ci servono sono veramente pochi ed è facile trovarli e utilizzarli. Potete utilizzare qualsiasi scampolo di tessuto o anche dei foulard, delle sciarpe, tessuti che comunque vi piacciano e vi rappresentino qualcosa. Per questo motivo noi abbiamo scelto una selezione di stampe, una un po' più esotica, una ispirata all'India e dei tessuti, sempre comunque tessuti leggeri, finta unita o in un'altra fantasia. La forma del tessuto deve essere rettangolare, proprio come una sciarpa. Nel caso in cui il tessuto sia quadrato, piegatelo in modo da creare una striscia di tessuto. Prendiamo il nostro tessuto, la nostra striscia di tessuto, la facciamo passare sotto i capelli . La passiamo sopra le orecchie e la incrociamo in questo modo. Dopodiché facciamo un altro giro di tessuto, la facciamo ripassare sotto le orecchie e il nostro turbante è già bello e fatto. Potete decidere se fare l'incrocio, quindi la parte centrale del turbante centrale, o spostata da un lato o dall'altro, secondo dei vostri gusti. È importante che scegliate un turbante che sia che si intoni con il vostro look e con il vostro modo di essere. Io amo il rosso, come avete notato. Spero che questo tip vi sia piaciuto, vi sia interessato e vi voglio vedere tutte quest'estate in giro con il turbante. Alla prossima, grazie mille!